Lorenzo ci racconta. Amicizia, che bella parola. Una parola che però penso che spesso venga usata con troppa leggerezza. Io penso che un'amicizia vera sia disinteressata, che porti rispetto e soprattutto che abbia come obiettivo quello di proteggerti dalle minacce di ogni genere. L'amicizia è sincera, ti dice le cose per come sono, anche se non ti piace sentirtele dire. Quante volte nella mia vita, quante volte ho pensato di poter fare questa esperienza per poi ritrovarmi con un pugno di mosche tra le dita, delusioni e dispiaceri a non finire. Per fortuna però alcune delle mie amicizie erano vere e le ho portate avanti nel tempo nonostante tutto quello che è stato il mio percorso di vita. Io ho iniziato a bucarmi col mio migliore amico. Penso sia successo a molti tossicodipendenti come me. Ma allora mi domando, che amicizia era se nessuno dei due è riuscito a fermare l'altro? Il nostro legame è stata la scusa per iniziare a provare insieme, ma la realtà è che entrambi volevamo provarla e probabilmente l'avremmo fatto comunque, insieme o da soli. Il mio percorso, diverso dal suo, alla fine gli è stato utile per intraprendere una strada differente, perché negli anni la nostra amicizia ha continuato a essere un valore importante, nonostante tutte le difficoltà. Questo nostro rapporto era nato come un'esperienza positiva, molto bella, e con tutte le caratteristiche per rimanere così, anche se è stata legata a esperienze negative. Ecco, però ha resistito la tossicodipendenza. L'amicizia, io penso, è più forte della tossicodipendenza. Mi viene in mente un altro esempio, se vogliamo molto diverso da quello che ho appena raccontato. Una donna con cui ho avuto una relazione, che oggi è per me una carissima amica. Si sa, quando alle spalle c'è una relazione sentimentale finita, è molto raro che i rapporti rimangano buoni. Con lei invece non solo ho ottimi rapporti, ma so soprattutto che su di lei posso contare sempre. E nel momento del bisogno mi sosterrebbe, mi guiderebbe nella giusta direzione, impedendomi di compiere altri errori. Se ho bisogno anche solo di parlare, posso chiamarla, anche di notte a volte. Sono sicuro che lei mi ascolta anche per un'ora intera e non manca mai di darmi qualche saggio consiglio. Quanto è importante per tutti avere qualcuno che ci ascolti sempre. Quindi in definitiva io penso che l'amico, quello vero, è quella persona che quando lo incontri, anche dopo un anno, due, cinque, è come se non vi foste mai persi di vista.